amici, siamo tornati, siamo due italiani in UK, ci ripresentiamo visto che siamo stati assenti così tanto tempo. Siamo ancora vivi, diciamo. Luca è dietro la cinepresa questa volta, siamo ancora vivi e siamo tornati con un video spesa. Ci è venuta l'ispirazione di fare un video, diciamo. Esatto, visto che abbiamo fatto una enorme spesa, abbiamo speso 43 pound, che sono due borse piene, sono esattamente 48 euro. Però di che giorno è? Aggiornato al 17 febbraio 2018. Facciamo questo svuota la spesa insieme. Ok, pronto? Allora, innanzitutto dove siamo andati? Siamo andati da Morrison, che è un supermercato abbastanza di qualità, non è il discount, insomma, se si va da Aldi o Lidl si risparmia. Ok, fai vedere lo scontrino perché qua noi non nascondiamo niente. Articoli, quindi abbiamo speso quasi un pound ad articolo. Sì, la media è quella. La media. Vai, si parte. Vai. Allora, stasera cena indiana, quindi abbiamo preso questi due large naan breads, che sarebbe il pane tipico. 90 centesimi. Queste sono 10 specie di polpette indiane speziate con le cipolle. 1,50 pound. Questo è il pane in cassetta, che qua non è come quello italiano, non ha conservanti, infatti questo scade esattamente il 21 febbraio, fra pochi giorni. È integrale con i semini, buono. Ci facciamo i panini per il lavoro comunque. Esatto, ci facciamo sempre i panini, 1,14 pound, una cosa del genere. Questi sono i samosas per la nostra cena indiana, sono 4 grandi samosas, 1,50 pound. Poi un sacchetto di rucola già lavata a sempre 1 pound. Due grapefruit, come si chiamano? Pompelmi. Pompelmi rosa, 16 centesimi l'uno. In sconto. Scontati. Poi due pacchetti di biscotti secchi che mi piacciono tanto, pucciati nel tè, 80 centesimi entrambi. Una scatola di camomilla, pound e 12, 20, 40 bustine di camomilla. Un mango, c'è un fratello questo da qualche parte. Comunque mango 67 centesimi l'uno. Un sacchetto d'arance, sacchetto d'arance 1,25. 1,25, 5 arance ci sono dentro. Gli gnocchi, 1,50, un sacchetto di gnocchi di patate freschi, un sacchetto di piccoli avocadi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 piccoli avocadi, 1,67 pound, un chilo sì, di lenticchie, questi li abbiamo pagati, 1,20 pound. I tuoi barattoli di fagioli li lascio per lui. Sono un po' sparsi, sì, un po' sì. Casino. L'altro mango, sempre 67 centesimi. Un pacchetto di mele, quanto? 1,20, non mi ricordo. Sì, 1,20, 1,40. 3 litri di latte di mandorla non dolcificato, quindi proprio al naturale, per Luca che ci fa la sua colazione. Questo è 1,25 pound l'uno. Bam. Un sacchetto di patatine fritte, sì, ogni tanto ci trattiamo un po' male. Male. Una sterlina, sempre 1 pound. Quanto ce n'è? 400 grammi? Ce n'è 550 grammi. Una scatola di tè deteinato, così lo posso bere anche alla sera. 80 bustine, questo l'ho pagato 2,50 pound. Una bottigliona di Fanta Zero da 2 litri, 1,20 pound, 1,25 pound. Cavolo, 50 centesimi. Sì, sì, è buono il cavolo. Due confezioni di spaghetti integrali made in Italy. Deve essere 80 centesimi l'uno. Così tanto, 80 centesimi. Ma perché integrale? Double checka. Ho perso lo scontrino. Ma come?
È da prove dopo, senza scontrino. Come facciamo? Lo scontrino si è perso sotto la montagna di roba. Vabbè, dai, fa niente. Qua e qua, qua trova. Gli spaghetti 61 centesimi l'uno, mezzo chilo. Ah, questo per me, anche qua mi tratto male per quando Luca è al lavoro, e sono noodles e anatra in salsa di hoisin, ostriche. Sì. 1,57 una porzione surgelata, non fa neanche male, solo un po' salato. Un pacchettino di pancetta, un pound e 50 mi sembra, tutte e due. Sì, per le nostre carbonara. Per la carbonara. Un chilo di petti di pollo a 5 pound e 94, ne congelerò metà. 50 centesimi per 4 patate. E qua abbiamo, vabbè, lo shampoo, un pound. Vieni vicino. Queste sono tutte le cose che mangia Luca. Allora, queste, fammi inquadrare mia madre. Ve le presenta lui. Allora. Che bontà, dai, dovete, che finisce la batteria. Dovete sapere che veloce, quando si torna dalle notti, che si deve scaldarsi un attimo, a me piace farmi le zuppe. Le zuppe sono cose che qua vanno molto molto, in Italia non so tanta gente che si fa le zuppe. Qui mi sono preso la zuppa di funghi, che ha dei valori nutrizionali anche buoni. E quanto costava? Trovato, sono 45 centesimi l'uno, quindi 45, 90. Intanto guardate la spesa che ha invaso il tavolo. Quindi 90 e 1,80 per 4 zuppe. Poi abbiamo i fagiolini, non so perché li ho presi, ogni tanto quando non so cosa mangiare mi piglio questi legumi. Questi sono i fagioli, 300 grammi. I fagioli. Avevi speso, mi sembra, sui 50 e qualcosina, 50 centesimi l'uno. Sì, più o meno valgono sui 50-60 centesimi. A barattolo. Poi adesso facciamo vedere tutto il video dello scontrino dall'alto al basso, così ve lo leggete. Fagiolini, perché quelli effettivamente qua costano troppo. Ah, poi io ho preso un barattolo di pomodori pelati. Mi allungo abbastanza, 50 centesimi fatti in Italia. Allora, le lenticchie. Ecco le lenticchie. 60. In acqua, quindi senza conservanti né niente. Che scrivono in piccolo. 63 centesimi, se non ricordo male. 66 centesimi. 66. 66 centesimi. I fagioli, adesso vedi. Eccola la spesa, guardate che bello. E tutta 66 questa... centesimi anche questo, posto. Bene. E tutta questa roba l'abbiamo pagata 43 pound. Posto. Allora, c'è da dire una cosa, che noi di solito non andiamo qua, andiamo dalla Lidl. Sì, andiamo al Lidl. La Lidl, benché sia un discount, ha delle robe di valore. Sì, non è male come qualità. E vai a risparmiare anche un buon 10 sterline, li risparmi anche rispetto a questo. Però ogni tanto si può andare lì. E allora, vuoi dire qualcosa di dove siamo finiti, cosa stiamo facendo? Seguiranno video aggiornamento, noi oltre a mangiare tutta questa roba, ci stiamo anche impegnando nell'organizzare la luna di miele. Un'altra cosa di cui ancora non vi ho parlato, che però è una cosa grossa che sta succedendo nella nostra vita, e organizzare il secondo matrimonio. Ci Ma che li vuoi lasciare nella suspense? Vi lascio nella suspense ancora un po', perché dovremmo a breve avere notizie. Dai, no, aspetta, ma immaginatevi cos'è. Comunque, è ovvio di cosa stiamo parlando. Scriveteci sotto se avete capito qual è questa nuova cosa grossa che sta succedendo nella nostra vita. No, non sono incinta. Vabbè, ma che cavolo, sveliamo. Erano due cose. Vabbè, una che l'hai tolta, vediamo e se indovinano. Va bene. E niente, ci vediamo al prossimo video. Non siamo diventati ricchi. Non siamo diventati ricchi. Abbiamo giocato alla lotteria. Ci stiamo provando, ma ancora non è successo. No, non stiamo giocando alla lotteria, stiamo solo continuando a lavorare. E basta. Ah, potrebbe essere anche un'altra cosa, lo che ci penso. Dopo me lo dici in un orecchio. Va bene. Comunque lasciate qua sotto allora quello che pensate. E questa è la nostra spesa.
Basta? Sì, no, i video di tutte le vacanze che non abbiamo mai finito. Arriveranno da lei. Altri video. Lei ha la chiave di finire tutti i video. Esatto. E ci vediamo al prossimo, dai, non vi lasciamo a bocca asciutta come abbiamo fatto fino adesso. Ciao ciao! Ora però dobbiamo mettere tutto a posto, cosa fai lì su tu? Stavo guardando. Guardava la spesa dall'alto. Ho avuto sbattimento per mettere tutto. No, mi ha fatto la foto per l'anteprima, da lì a questo. Guardate quanta roba, veramente. L'abbiamo portata in casa in due borse giganti, saranno tipo 30 kg di spesa. Andiamo che ci aspetta la cena indiana stasera. Facciamo il pollo al curry con... Veramente. Solo in Inghilterra si può fare una serata indiana, in Italia mai avrei pensato. Pollo al curry con tutte le robine indiane che abbiamo comprato. Fagli vedere il video. Basta. Piccolo retroscena, ecco come è venuta alla fine la cena indiana. Questo è il pane, questa è la mango chutney, se non sbaglio, esatto, che è tipo una salsa dolciastra al mango da mettere un po' dappertutto. Non so dove la mettere. Noi la mettiamo sul pane. E poi c'è il riso che avevo preparato stamattina, un calderone di riso integrale, i samosas e le polpette che non mi ricordo come si chiamano. Buon appetito! Buon appetito!